Proseguiamo con questo ciclo di lezioni dedicato a Roma durante la Seconda Guerra Mondiale e più precisamente a Roma nel periodo tra il 19 luglio 1943 e il 4 giugno 1944, cioè a Roma nel periodo in cui fu esplicitamente teatro di guerra. E oggi ci occuperemo, dopo esserci occupati del periodo che va dal 19 luglio, dal giorno del primo bombardamento su Roma, al 25, il giorno della estromissione di Mussolini, ai cosiddetti 45 giorni di Badoglio, cioè il periodo che va dal 25 luglio 1943, cioè il periodo in cui Mussolini viene destituito e fatto arrestare e sostituito con Badoglio, all'8 settembre, il giorno in cui viene reso pubblico l'armistizio, viene resa pubblica la notizia dell'armistizio. Ecco, per fare questo, prima cosa dobbiamo dire qualcosa su chi era Pietro Badoglio, colui che viene chiamato a sostituire Mussolini. Era un militare, e questo riprendeva una tradizione di Casa Savoia, almeno in quasi un secolo di statuto albertino. Tutte le volte che ci si era trovati di fronte ad una crisi istituzionale, i Savoia avevano chiamato a presiedere il governo un militare, e questa regola vale anche per Pietro Badoglio. Il punto è stabilire chi fosse e quanto Pietro Badoglio fosse in continuità con ciò che l'aveva preceduto, cioè con Mussolini, con il regime fascista. Sicuramente sarebbe stato possibile chiamare al governo, anzi si auspicava che fossero chiamati al governo altri militari più nettamente antifascisti, per esempio il generale Caviglia. Per Badoglio non era così, ma vediamo rapidamente qual era stata la sua carriera. Era uscito con il grado di tenente nel 1892 dalla Accademia Reale di Torino. Dal 96 al 98 era stato di stanza nella colonia italiana dell'Eritrea, poi aveva partecipato come capitano alla guerra di Libia, la guerra italo-turca, ed era stato anche decorato al valore. C'è poi l'esperienza della prima guerra mondiale, prima come tenente colonnello, poi dal 1916 come colonnello, e peraltro nel 1917 Badoglio è alla guida di un corpo d'armata, precisamente quello Nord, che partecipa alla disfatta di Caporetto, e anzi, secondo alcuni, tra le molteplici responsabilità della sconfitta italiana a Caporetto ci sarebbe anche quella di Badoglio, il che sarebbe curioso, perché significherebbe che Badoglio è stato protagonista e responsabile dei due più grossi disastri della storia militare italiana, Caporetto e, come vedremo nella prossima video lezione, anche l'8 settembre 1943. Fatto sta che almeno inizialmente nessuno sembra considerarlo responsabile, al punto che dal gennaio 1918, dopo l'avvicendamento che c'è ai vertici dell'esercito italiano, per cui il capo di Stato Maggiore, generale Cadorna, viene sostituito da Diaz, tra i due vice di Diaz c'è anche Badoglio. Dopo la guerra, nel 1919 diventa senatore, nel periodo 19-21 è capo di Stato Maggiore dell'esercito, e poi noi sappiamo che dall'ottobre del 1922, dopo la marcia su Roma, si impone alla guida del governo italiano Mussolini, inizia il fascismo. E inizialmente Badoglio è piuttosto ostile al fascismo e a Mussolini. È tra i consiglieri militari che suggeriscono a Vittorio Emanuele III di affrontare la marcia su Roma in maniera decisa e con le armi. E nel periodo successivo alla marcia su Roma Badoglio si defila, chiede di essere mandato come diplomatico all'estero, lo ritroviamo al Brasile, fino al 1925. Nel 1925, oramai, il fascismo ha superato quella che
è forse la sua più grave crisi fino al 1943, cioè quella seguita al delitto Matteotti e il periodo in cui sembra che Mussolini da un momento all'altro sarà sostituito con qualcuno, ma sappiamo che nel 1925 questa crisi viene superata, Mussolini dà inizio alla cosiddetta dittatura a viso aperto e a questo punto Badoglio si avvicina al fascismo, al punto che nel 1925 viene nominato capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate, una nuova carica introdotta da Mussolini, quindi una carica al di sopra dei singoli corpi dell'esercito e resterà tale, come vedremo, fino al 1940. Nel 1926 Badoglio è nominato maresciallo d'Italia. Si trattava di una onorificenza inizialmente riservata agli eroi della Prima Guerra Mondiale, inizialmente ai due generali Cadorna e Diaz, poi estesa ad altri generali della Prima Guerra Mondiale e successivamente estesa ad altri eroi di guerra del periodo fascista. Tra il 28 e il 34 è governatore delle province di Libia, della Cirenaica e della Tripolitania. Ovviamente nel periodo 35-36 guida ed esce come vincitore dalla guerra d'Etiopia. Peraltro poi verrà accusato anche di crimini di guerra, visto che gli italiani nella guerra d'Etiopia usavano i gas, cioè armi ormai considerate non convenzionali, fino al 10 giugno 1940, quando l'Italia entra nella Seconda Guerra Mondiale e Badoglio è assolutamente contrario all'ingresso dell'Italia in guerra, perché è assolutamente consapevole della impreparazione militare degli italiani, dell'esercito italiano. C'è dissidio tra Mussolini e Badoglio. Mussolini sostiene: ho bisogno di poche migliaia di morti per far sedere l'Italia al tavolo della pace. Fatto sta che dopo i primi insuccessi, nel dicembre del 1940, Badoglio si dimette dalla sua carica, verrà sostituito con Ambrosio e, come abbiamo visto, il 25 luglio del 43 viene nominato Presidente del Consiglio. Quindi, se vogliamo fare un bilancio un po' di questa carriera politico-militare, Badoglio era stato, almeno nel periodo tra il 1925 e il 1940, un uomo assolutamente organico all'interno del regime. Si era allontanato semplicemente dopo l'ingresso in guerra a favore della Germania. Quindi possiamo dire abbastanza tranquillamente che la scelta di Badoglio piuttosto che altri militari era tutto sommato una scelta di continuità. L'unico elemento di discontinuità era relativo alla guerra, all'impegno militare a fianco ai tedeschi, ma dalla nomina di Badoglio risultava abbastanza chiaro che l'idea di Vittorio Emanuele III era quella di proseguire con un regime tutto sommato autoritario. E quali erano al momento della nomina i compiti del governo Badoglio? Primo compito sicuramente era quello di far uscire l'Italia dalla guerra, evitando la prevedibile reazione tedesca, perché era prevedibile che i tedeschi non avrebbero preso bene l'uscita dell'Italia dalla guerra. Come vedremo, non prenderanno assolutamente bene l'estromissione e l'arresto di Mussolini e che in qualche modo avrebbero reagito. Quindi si trattava comunque di quantomeno limitare questa reazione tedesca e dall'altra parte far uscire l'Italia dalla guerra significava trattare la pace con gli anglo-americani, con gli alleati. Si trattava di garantire all'Italia condizioni favorevoli o comunque commissioni non eccessivamente onerose. Secondo punto era quello sul fronte interno di mantenere l'ordine pubblico. Soprattutto si trattava per il governo Badoglio di evitare due cose: di evitare la rivoluzione, perché l'esasperazione per come era stata condotta la guerra e per gli effetti della guerra
fino al 1943 negli strati, in parecchi strati della popolazione italiana era parecchia, e dall'altra parte c'era il rischio che la popolazione galvanizzata dall'estremissione di Mussolini potesse insorgere contro il re, contro il governo. L'altro rischio era quello di una guerra civile. Non si sapeva come avrebbero reagito i fascisti, quelli che si consideravano, si sentivano autenticamente fascisti, all'estromissione di Mussolini. E in terzo luogo, di fronte alla catastrofe che stava travolgendo l'Italia, era compito di Badoglio evitare che anche la monarchia fosse travolta da questa catastrofe, quindi quello di salvaguardare l'istituzione monarchica. Ecco, se andiamo a vedere questi tre compiti con il senno di poi, con il senno di quello che succederà dopo, negli anni immediatamente successivi, possiamo dire che quella del governo Badoglio sarà uno spettacolare fallimento, probabilmente non soltanto per responsabilità di Badoglio e probabilmente anche perché questi tre compiti, nel momento in cui Badoglio viene nominato primo ministro, costituiscono una vera e propria mission impossible, una missione impossibile. Seguiremo gli eventi dei 45 giorni a partire da tre direttrici, tre fili conduttori. In primo luogo ci occuperemo delle trattative per la pace, di ciò che porterà poi il governo italiano a firmare l'armistizio con gli anglo-americani. In secondo luogo ci occuperemo dell'ordine interno, del fronte interno, quindi sia della gestione dell'ordine pubblico, sia di quello che succede del partito fascista, della sua momentanea dissoluzione e anche della riorganizzazione dei partiti antifascisti. E poi, visto che comunque ci stiamo occupando di Roma, quindi ci stiamo occupando parzialmente anche di storia locale, ovviamente gran parte degli eventi di cui parliamo si svolgono a Roma, ma ci occuperemo degli sviluppi delle trattative che avrebbero dovuto fare di Roma una città aperta, quindi nuovamente ci occuperemo della Open City Question. E ci dovremo occupare anche del secondo bombardamento di Roma e poi della proclamazione unilaterale di Roma come città aperta. Ma partiamo dal primo punto, cioè da ciò che porterà poi all'armistizio. C'è tutto un gioco delle parti e sicuramente una parte che ha un ruolo assolutamente importante è quella dei tedeschi. Come reagiscono i tedeschi alla destituzione di Mussolini del 25 luglio? Sicuramente per i tedeschi è fondamentale mantenere il controllo sulla penisola italiana. Questo è importante soprattutto dal punto di vista strategico. La Germania ha bisogno delle risorse che provengono dal cosiddetto triangolo industriale, Milano, Torino, Genova. Oltretutto l'Italia confina con il territorio del Reich, perché il Tirolo, l'Austria, è diventato dopo l'Anschluss del 1938 parte integrante del territorio del Reich tedesco e oltretutto il controllo da parte degli alleati dell'Italia potrebbe fornire delle basi per bombardamenti contro la Germania. Quindi è assolutamente impensabile per Hitler che l'Italia si sganci dall'alleanza e che addirittura passi dalla parte degli angloamericani, comunque dia agli angloamericani la possibilità di controllare il territorio italiano. Questo significa che, e oltretutto Hitler è anche personalmente su tutte le furie per quello che è successo al suo amico Mussolini. Quindi Hitler inizia a pianificare una serie di operazioni contro l'Italia. Inizia praticamente già dalla notte tra il 25 e il 26 luglio. Già esisteva un piano tedesco, l'operazione Alarico, che prevedeva nel caso del collasso delle forze italiane l'occupazione del nord Italia. Hitler pianifica nelle ore subito dopo la notte tra il 25 e il 26 luglio
l'operazione Schwarz, cioè un progetto di invasione dell'Italia settentrionale, l'operazione Student, cioè un progetto che avrebbe previsto l'arresto del re, di Badoglio, dei membri del suo governo e l'arresto di una cinquantina di personalità antifasciste presenti a Roma. Peraltro sempre in questi giorni Hitler inizia seriamente a pensare alla possibilità di arrestare anche il Papa, Pio XII, visto che il Vaticano, nell'opinione di Hitler, sta diventando sempre di più un covo di persone vicine agli alleati, agli angloamericani. E poi l'operazione Eich, cioè un progetto per liberare Mussolini e ovviamente rimetterlo al governo. In realtà tutte queste operazioni non saranno attuate esattamente nei termini in cui erano progettate dal 25 luglio in poi. Questo perché da subito, come abbiamo detto e come vedremo, Badoglio dichiara di voler continuare la guerra a fianco della Germania e Hitler fa finta di crederci, quindi non agisce allo scoperto, ma comunque agisce, perché nel corso dei 45 giorni i tedeschi iniziano a condurre indagini molto serie per scoprire dove è recluso Mussolini, e di queste indagini viene incaricato un giovane maggiore all'epoca delle SS, che si trovava da diversi anni a Roma ufficialmente come addetto militare presso l'ambasciata germanica, in realtà era a capo del servizio segreto e dei servizi di polizia segreta, e il nome di questo maggiore diventerà poi nei mesi successivi tristemente noto ai romani, perché si tratta di Herbert Kappler, e Kappler durante i 45 giorni condurrà in maniera piuttosto approfondita le indagini sui luoghi di reclusione di Mussolini, sostanzialmente riuscirà a scoprire più o meno tutti e tre i luoghi. Quando Mussolini viene portato a Ponza, Kappler riuscirà a scoprire che doveva trovarsi almeno in una delle isole Pontine, riesce a scoprire con precisione, probabilmente intercettando la corrispondenza del genero di Mussolini, Galeazzo Ciano, che si trova alla Maddalena, ma poi i tedeschi per motivi vari non riusciranno ad organizzare l'operazione di liberazione di Mussolini alla Maddalena, e riuscirà a scoprire anche il luogo di detenzione sul Gran Sasso, e poi il 12 settembre, quindi dopo i 45 giorni, dopo la notizia dell'armistizio, Mussolini sarà liberato. E nel frattempo Hitler agisce anche in un altro senso. Pochi giorni prima aveva negato a Mussolini l'invio di nuove divisioni tedesche. La Germania non poteva mandare altri soldati in Italia per difenderne il territorio, ma una volta che Mussolini è stato destituito e che viene minacciata la possibilità di un armistizio, le divisioni tedesche in Italia sono destinate a raddoppiare. Nel corso dei 45 giorni diventeranno da 8 divisioni a 16 divisioni, e questo da subito soldati tedeschi inizieranno a varcare il valico del Brennero. E c'è da chiedersi a questo punto che cosa fa Badoglio, perché Badoglio ci mette 45 giorni per firmare e comunicare l'armistizio permettendo l'occupazione del territorio italiano da parte dei tedeschi. Come si arriva all'armistizio? Abbiamo detto che appena nominato Badoglio proclama che la guerra continua e che continua a fianco dei tedeschi, e da quello che capiamo inizialmente nessuno nel governo ha l'intenzione di fare delle mosse che vadano esplicitamente contro la Germania. C'è paura della reazione tedesca. Oltretutto le mosse diplomatiche italiane iniziano piuttosto tardi, perché il nuovo ministro degli esteri, Guariglia, prima di essere incaricato come ministro degli esteri, era ambasciatore in Turchia, ad Ankara, e quindi ci mette diversi giorni a tornare da Ankara. Ma da subito, a parte dei contatti informali che non portano a nulla, non vengono intraprese serie azioni nei confronti degli alleati per arrivare
ad un armistizio. La prima azione semiufficiale del governo Badoglio è un tentativo che Badoglio fa i primi di agosto attraverso un suo amico personale, il generale tedesco Enno von Rintelen. Insomma, si chiede a Rintelen di recarsi personalmente da Hitler e ottenere da Hitler il consenso perché l'Italia esca dal conflitto. Rintelen si reca in Germania, parla con Hitler. Hitler ovviamente non ne vuole sapere, quindi al 4 agosto questa missione fallisce, così come a priori viene negato dai tedeschi la possibilità di un incontro tra il re Vittorio Emanuele III e Hitler. In questo incontro Vittorio Emanuele III avrebbe voluto spiegare ad Hitler la situazione italiana e chiedere la possibilità che l'Italia si ritirasse dal conflitto. L'incontro che avviene il 6 agosto, avviene a Tarvisio, al confine tra il territorio italiano e quello del Reich tedesco, e questo incontro avviene tra una delegazione italiana che comprendeva il ministro degli esteri Guariglia e il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Ambrosio e la delegazione tedesca che comprendeva i due corrispettivi, cioè il ministro Ribbentrop e il generale Keitel. Ma in questa riunione piuttosto tesa, piuttosto drammatica, risulta chiaramente, ormai si capisce che i tedeschi stanno per occupare il territorio italiano. Si discute molto sulle truppe tedesche che stanno occupando il territorio italiano, sul loro atteggiamento di veri e propri occupatori. Si discute sulla possibilità che siano gli italiani a poter difendere il loro territorio, facendo rientrare le truppe di occupazione che l'esercito italiano ha per esempio in Francia, in Grecia. Qualcosina si ottiene, ma l'impressione generale è che i tedeschi stanno per occupare l'Italia. E a questo punto, dopo diversi giorni, il governo italiano scioglie gli indugi e viene inviato il generale Giuseppe Castellano a Lisbona per contattare le autorità diplomatiche inglesi in Portogallo e per iniziare ufficialmente le trattative di armistizio con gli alleati. E in realtà quando Castellano viene mandato a Lisbona sta per iniziare, e in parte le trattative di Castellano vi si sovrappongono, la conferenza di Quebec, cioè la quarta conferenza interalleata tra Churchill e Roosevelt. E questa conferenza non ha come oggetto principale la situazione italiana. Churchill e Roosevelt nella conferenza di Quebec stanno soprattutto concordando quello che poi sarà lo sbarco in Normandia, l'operazione Overlord. Sicuramente però durante la conferenza di Quebec Churchill e Roosevelt sono d'accordo sul fatto che proseguire la campagna in Italia ha una importanza sia dal punto di vista militare che dal punto di vista politico. Militare per l'opportunità di avvicinarsi ai confini del Reich tedesco, politico perché la notizia della capitolazione di uno dei paesi dell'asse, del principale alleato della Germania, sarebbe già un obiettivo molto importante. Tuttavia, come abbiamo già visto, le prospettive strategiche di Churchill e Roosevelt sono diverse. Churchill continua ad essere del parere di intensificare gli sforzi alleati nel Mediterraneo, continua a sostenere che un'occupazione dell'Italia implica, per avere il fianco ad est coperto, anche una campagna nei Balcani. E questa prospettiva non è la prospettiva dei generali statunitensi. I generali statunitensi considerano una priorità assoluta lo sbarco in Normandia, l'operazione Overlord, e questa operazione viene fissata durante la conferenza di Quebec per il maggio del 1944, poi sapremo che slitterà al 6 giugno, e quindi non pensano opportuno e si oppongono all'idea che forze destinate allo sbarco in Normandia siano invece
distolte dall'operazione Overlord per essere convogliate in Italia. E in questa situazione, in questa dialettica che c'è fra inglesi e americani, chiaramente fa breccia una notizia che arriva da Lisbona. Castellano ha proposto, peraltro questa proposta lui l'ha fatta autonomamente, senza avere un preciso mandato dal governo italiano, ha proposto che l'armistizio preveda che l'Italia passi dalla parte degli alleati, quindi che le forze militari italiane vengano poi destinate a combattere assieme agli alleati i tedeschi. E quindi questa notizia in qualche modo sembra fornire una soluzione alla dialettica che c'è fra Churchill e Roosevelt, perché nel momento in cui gli italiani saranno passati dalla parte degli alleati, gli alleati, almeno così si spera, così sembra, potranno completare la campagna d'Italia, potranno conquistare l'Italia senza dover impiegare nuove forze. Per cui si comunica a Lisbona che si possono iniziare trattative per l'armistizio. Castellano riceve formalmente una proposta di armistizio che dovrà portare al governo italiano. E quindi che cosa succede nei giorni successivi? Il 28 settembre Castellano ritorna a Roma e comunica al re Badoglio la sua proposta di armistizio. A quel punto viene inviato in Sicilia, a Cassibile, per negoziare la pace con gli alleati, e arriva a Cassibile il 31 settembre. Le trattative però non sono facili come ci si aspetterebbe, e qui si capisce che c'è qual è il gioco delle parti che viene a crearsi tra alleati e italiani, perché Castellano fa delle richieste. Queste richieste derivano dalla paura, direi dalla fifa matta che hanno gli italiani e il governo italiano delle reazioni tedesche. Quindi chiedono che gli alleati, contestualmente alla comunicazione dell'armistizio, effettuino uno sbarco a nord di Roma per proteggere la capitale. E l'altra richiesta è quella che vengano inviate 15 divisioni alleati contro i tedeschi. Ed è piuttosto significativa la risposta che danno gli alleati. Se noi avessimo la possibilità, se noi volessimo mandare 15 divisioni in Italia, non avremmo bisogno di firmare l'armistizio con voi. Quindi l'idea era che noi firmiamo l'armistizio e vi concediamo delle condizioni di armistizio più o meno favorevoli, proprio perché vogliamo evitare di mandare 15 divisioni. E alla fine comunque gli alleati sono ansiosi di ottenere delle risposte da parte italiana e utilizzano, potremmo dire, il bastone e la carota. Il bastone perché minacciano di bombardare nuovamente Roma. Roma, abbiamo visto, era stata bombardata il 19 luglio, come vedremo tra poco era stata bombardata una seconda volta il 13 agosto. Gli alleati minacciano di bombardare Roma per la terza volta, e l'operazione che avrebbe dovuto portare a questo bombardamento era stata organizzata, già stava per partire, viene bloccata all'ultimo momento. Oltre al bastone, però, dicevamo, utilizzano anche la carota, perché promettono di inviare una divisione aviotrasportata, cioè una divisione che venga paracadutata su Roma proprio per difendere Roma. E alla fine, quando stanno per mettersi in moto i bombardieri che devono colpire Roma per la terza volta, finalmente viene firmato l'armistizio del 3 settembre 1943, l'armistizio di Cassibile, il cosiddetto armistizio breve, perché il testo di questo armistizio è più breve, più sintetico di quello che avevano preparato gli anglo-americani e che poi sarà ratificato successivamente. Era un testo in cui le condizioni, soprattutto politiche, più gravose per l'Italia non erano dette esplicitamente. Che cosa prevede questo testo? Innanzitutto prevede la resa incondizionata, anche se è una resa incondizionata che, a seconda della collaborazione che poi gli italiani daranno rispetto agli alleati, potrà essere ammorbidita.
si stabilisce che l'armistizio verrà reso pubblico non subito, ma nell'imminenza di uno sbarco americano, anglo-americano, a sud di Roma, la cui data poi verrà fissata e comunicata al governo italiano. Si stabilisce inoltre, come dicevamo prima, che in concomitanza con l'annuncio dell'armistizio verrà inviata dagli alleati a Roma una divisione aviotrasportata, una divisione di paracadutisti che avranno il compito di difendere Roma. Questo invio viene progettato come operazione Giant 2. Vedremo nella prossima lezione perché questa operazione poi salterà. E infine si stabilisce che al momento dell'annuncio dell'armistizio l'esercito italiano dovrà collaborare con gli angloamericani, sia supportando il lancio delle truppe aviotrasportate, perché se io lancio dei paracadutisti in territorio del nemico, i nemici che stanno sotto con i paracadutisti ci fanno il tiro al piattello, quindi si supponeva che gli italiani bloccassero, occupassero, proteggessero le zone dove sarebbe dovuto avvenire il lancio dei paracadutisti, e poi gli italiani avrebbero dovuto, al momento dell'annuncio dell'armistizio, contrastare l'esercito tedesco e tagliare le vie della ritirata. Quindi questo è l'armistizio che viene siglato il 3 settembre 1943. Poi vedremo che cosa non funzionerà al momento dell'annuncio dell'armistizio. Adesso però occupiamoci delle altre due direttrici di questa lezione. Innanzitutto ci occupiamo di quello che succede sul fronte interno. E inizialmente Badoglio sembra occuparsi quasi esclusivamente dell'ordine pubblico. Come abbiamo detto, il 26 luglio, il giorno dopo l'annuncio dell'arresto di Mussolini e della sostituzione di Mussolini con Badoglio, a Roma e anche in altre, tutte le grandi città d'Italia proseguono i festeggiamenti e proseguono anche qua e là disordini. Vedremo che i disordini veri non ci saranno a Roma, però per esempio a Roma la folla tenta e riesce in parte ad occupare Palazzo Venezia, oppure ci sono addirittura delle incursioni nei carceri, perché si chiede che vengano liberati di detenuti politici, con il risultato che vengono liberati quasi esclusivamente detenuti comuni, perché in realtà i detenuti politici vogliono essere liberati con un atto ufficiale, non vogliono semplicemente scappare. E ci sono altri episodi, altri disordini di cui abbiamo testimonianze. Per esempio, se torniamo alle memorie di Padre Libero Raganella, quindi al quartiere di San Lorenzo, racconta questo. Scrive: siamo al 26 luglio, quindi è passata esattamente una settimana dal bombardamento, e lui scrive: oggi è una settimana dal bombardamento. Appena scendo per la strada mi danno la notizia che la radio ha comunicato la caduta del fascismo e l'arresto di Mussolini ieri sera. Sembra che la notizia improvvisa abbia fatto dimenticare ad ognuno le proprie sofferenze. Mentre faccio partire i camion del Vaticano, mi vengono a dire che è stata presa d'assalto la casa del fascio e stanno distruggendo tutto. Corro a vedere. Un gruppo di gente, uomini e donne, hanno messo a soqquadro la sede. Il pavimento è coperto di carta, di fascicoli, quadri sfasciati, mobili rotti. Si incitano a vicenda alla distruzione. È l'esplosione di una violenza a lungo repressa che trova facilità a manifestarsi. Ma che state diventando matti? Grido. È finito il fascismo, mi rispondono. Che c'entra il fascismo con la distruzione che state combinando? Si fermano sorpresi, come colpiti da un'idea alla quale prima non avevano pensato. Invece di distruggerli i mobili, non è meglio che ve li prendiate in sostituzione di quelli che il bombardamento vi ha sepolto sotto le macerie? Non faccio in tempo a terminare che cessa la distruzione e incomincia l'arrembaggio a quanto di utile può essere sottratto, e sorgono anche delle piccole liti quando due o tre vogliono il medesimo oggetto. Secondo altre testimonianze, invece, ogni tanto i fascisti si divertono pure. Questa è una testimonianza e un racconto di Sisto 40. Sisto 40 poi diventerà, purtroppo per lui, famoso perché farà parte dei deportati del famoso rastrellamento del Quadraro.
e lui racconterà. Siamo il 26 luglio, sempre. Transitammo circa all'altezza del quartiere Torre Spaccata e il tram passò radente a un accampamento della milizia fascista, formata dalle famose camicie nere, chiamata Milizia Volontaria della Sicurezza Nazionale. Dal tramvetto scapparono fuori parole grosse, all'indirizzo di quelli che, punti sul vivo, risposero addirittura con i fucili. Tutti i passeggeri visitarono velocissimamente il fondo del tram. Fortunatamente nessuno fu ferito. Io sentii gli scoppi delle fucilate nella testa e con gli altri mi sentii intrappolato, ma pregai Dio chiedendogli che quello potesse essere l'ultimo atto di una guerra che tutti credevamo ormai finita. E come vedremo, non sarà affatto finita la guerra. Fatto sta che il governo Badoglio interviene subito per cercare di tutelare l'ordine pubblico. Immediatamente viene proclamato in Italia lo stato d'assedio e vengono comunicate alla popolazione norme rigidissime per l'ordine pubblico. Questo che vedete è il manifesto che i romani, ma in generale gli italiani, trovarono affisso sui muri della città. Si annunciava la proclamazione dello stato d'assedio. E venivano fornite una serie di norme molto rigide sull'ordine pubblico. Coprifuoco dal tramonto all'alba, quindi non si poteva uscire dal tramonto all'alba, tutti i locali pubblici dovevano chiudere prima del coprifuoco, venivano proibite le riunioni pubbliche di più di 3 persone, venivano vietate le dimostrazioni, l'affissione di manifesti, la diffusione di volantini, si faceva obbligo di uscire di casa con un documento d'identità fornito di foto, si disponeva che gli accessi ai fabbricati fossero aperti giorno e notte, venivano sospesi tutti i porti d'armi e ovviamente non si stabiliva che non ne potessero essere rilasciati di nuovi. Veniva vietata la circolazione di automobili privati, non era autorizzata la pubblicazione di nuovi giornali e si stabiliva che i giornali non uscissero più di una volta al giorno e si annunciava che tutti i trasgressori sarebbero stati giudicati dai tribunali militari. In più il governo invitava una circolare all'esercito e alle forze di polizia in cui si dava l'ordine di stroncare all'origine qualsiasi movimento che potesse turbare l'ordine pubblico e in questa circolare c'era scritto esplicitamente: poco sangue versato inizialmente risparmia fiumi di sangue in seguito. Abbiamo detto dei disordini a Roma relativamente lievi, nelle città del nord si conteranno 11 morti. Poi venivano affissi altri manifesti in cui si comunicava che la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, cioè quella organizzazione paramilitare che aveva creato Mussolini subito dopo la marcia su Roma per inquadrare lo squadrismo in qualcosa che fosse controllabile e dall'altro per dotare il regime di una propria forza militare, ebbene la Milizia Volontaria della Sicurezza Nazionale veniva inquadrata in tutto e per tutto e considerata parte integrante dell'esercito. Nei 45 giorni si riuniscono anche gli esponenti dei partiti antifascisti che negli ultimi anni si sono ricostituiti e riorganizzati. Soprattutto Ivanhoe Bonomi, che era un esponente di punta della vita politica dell'Italia prefascista, era stato presidente del Consiglio tra il 1921 e il 1922, inizia a presiedere riunioni a cui partecipano esponenti del Partito Comunista, del nuovo Partito Cattolico che si è creato sulle ceneri del Partito Popolare, la Democrazia Cristiana, di un partito di ispirazione mazziniana dal nome il Partito d'Azione e che aveva alle proprie spalle l'esperienza del liberalsocialismo e del movimento Giustizia e Libertà dei Fratelli Rosselli, un nuovo partito moderato che si stava costituendo, Democrazia del Lavoro, il Partito Socialista, i liberali, tutte queste
tutti questi, gli esponenti di punta di questi partiti si iniziano a riunire, decidono di rifiutare qualsiasi collaborazione con il governo Badoglio, ma fanno delle richieste. Chiaramente chiedono la fine della guerra, chiedono la liberazione dei prigionieri politici e dei confinati, chiedono il ripristino delle libertà democratiche e lo scioglimento del Partito Fascista. Il Partito Fascista verrà sciolto il 28 luglio, ma gli altri partiti rimarranno ufficialmente illegali e rimarranno in vigore tutte le limitazioni alle libertà democratiche, addirittura ribadite dall'ordinanza del 26 luglio del governo Badoglio, e addirittura rimarranno in vigore, non verranno toccate le famigerate leggi razziali. Questo per quanto riguarda il fronte interno. Adesso occupiamoci degli sviluppi della Open City Question, cioè di quel processo che doveva portare poi a rendere Roma almeno nominalmente una città aperta. Prima di entrare nel vivo della questione, osserviamo un attimo questa foto. Questa foto è stata scattata dagli alleati durante il secondo bombardamento di Roma, quello del 13 agosto, e quella che è ripresa è la zona intorno alla stazione Tuscolana. Se guardate sotto la O di Open City Question, vedete quell'affare circolare che potrebbe sembrare il Colosseo. In realtà, per chi conosce la zona intorno alla stazione Tuscolana, quella è Piazza Ragusa. E comunque vediamo come si sviluppa la questione della Open City Question. Proseguono le richieste italiane patrocinate dal Vaticano, dal Papa, di dichiarare Roma una città aperta. Era provvista addirittura un secondo bombardamento di Roma per il 3 agosto, ma queste incessanti richieste fanno bloccare l'azione aerea e Washington e Londra, Roosevelt e Churchill rimangono in contatto, e rispetto a queste richieste manifestano diverse perplessità. Il loro carteggio dei primi di agosto evidenzia soprattutto, da parte dei due alleati, la necessità di fissare con precisione i termini della smilitarizzazione di Roma. Cioè, prima di accettare che Roma fosse dichiarata una città aperta, bisognava stabilire esattamente quali erano i confini di Roma e cosa potesse passare o non passare per Roma, quali mezzi militari, quali convogli, se la sede del governo, degli stati maggiori, eccetera, potesse essere o meno a Roma. Dall'altra parte, al di là di questo, iniziano ad essere espresse altre difficoltà. Accettare che Roma fosse dichiarata città aperta significava per gli alleati rinunciare ad utilizzare Roma, gli snodi ferroviari, il territorio di Roma, una volta che Roma fosse poi conquistata dagli alleati. Quindi non era conveniente, nell'ipotesi di conquistare Roma, accettare che da subito fosse dichiarata una città aperta. E poi c'era il timore che dichiarare Roma città aperta, siamo ai primi d'agosto, quindi devono ancora iniziare le trattative per l'armistizio italiano, però dichiarare Roma città aperta poteva per gli alleati diventare una sorta di precedente per dichiarare neutrale tutta l'Italia, quindi far uscire l'Italia dal conflitto senza che poi gli anglo-americani potessero concretamente approfittare dei vantaggi determinati dall'occupazione del territorio italiano. E siamo praticamente all'inizio delle trattative per l'armistizio di cui abbiamo parlato prima, e il 13 agosto gli alleati, sulle spine gli italiani, per sollecitare indirettamente il governo italiano, fanno partire una serie di bombardamenti a Milano, a Torino, ma anche a Roma. Il 13 agosto 1943 è la data
del secondo bombardamento di Roma. E il secondo bombardamento di Roma in parte si rivolge ancora agli obiettivi del primo bombardamento, perché viene colpito nuovamente lo scalo dell'Urbe, ormai si chiama scalo dell'Urbe e non più scalo del Littorio, cioè quell'aeroporto che si trova sulla Salaria. Viene colpita nuovamente la periferia del quartiere di San Lorenzo, ma soprattutto, noi abbiamo già visto immagini del secondo bombardamento di Roma, nel corso del secondo bombardamento di Roma viene colpita tutta la zona intorno alla stazione Tuscolana e la zona che sta tra la stazione Tuscolana e gli scali Casilino e Prenestino. Il bombardamento di Roma inizia alle 11 in punto del mattino, gli allarmi suonano alle 10.58, il cessato allarme suonerà alle 12.35. È una giornata molto calda, siamo appunto quasi a Ferragosto. Al bombardamento partecipano 106 fortezze volanti scortate da 45 Lightning, 102 Marauder scortati da 66 Mitchell, e 102 Marauder e 66 Mitchell scortati da 90 caccia. Vengono sganciate 500 tonnellate di bombe. Abbiamo detto che il bombardamento finisce alle 12.35, il bilancio è sicuramente meno tragico rispetto a quello del primo bombardamento. Inizialmente la Regia Questura il 15 agosto comunica che i morti sono 338 e i feriti 594, poi al 19 agosto i morti risulteranno 376, altri studi fatti recentemente sulla lista delle vittime e sulle varie liste più o meno confermano questi risultati. I morti sono o famiglie sorprese nelle proprie case o persone, operai sul posto di lavoro nelle varie fabbriche o nei depositi dell'azienda tranviaria LATAG che si trovavano nella zona vicino a Piazza Ragusa. E poi c'è un episodio raccapricciante, l'episodio di un treno che più o meno all'altezza di Ponte Casilino viene prima sorpreso dai bombardamenti, colpito dalle bombe, e poi la gente che esce dal treno viene mitragliata da un aereo che nel frattempo si è spostato a bassa quota. Leggiamo come il Messaggero di sabato 14 agosto descrive questa scena. Ma un altro episodio avvenuto lungo la Casilina è particolarmente commovente. Un treno che riportava uno scaglione di nostri connazionali rimpatriati dall'Africa orientale è stato sorpreso dall'allarme mentre cercava di rientrare in stazione. Fatto segno da una scarica di bombe, il convoglio era costretto ad arrestarsi perché i locomotori erano stati danneggiati. I viaggiatori allora cercavano scampo scendendo dalle vetture, ma un apparecchio sceso ad alta quota mitragliava la massa che subiva addirittura una decimazione. E che cosa succede subito dopo il bombardamento del 13 agosto? Badoglio dichiara unilateralmente Roma città aperta, che vuol dire unilateralmente, senza aver concordato le condizioni con gli alleati e senza che fossero fissate anche delle autorità terze, potevano essere gli svizzeri ad esempio, che vigilassero sull'effettivo rispetto delle condizioni. Gli alleati, che non hanno interesse in questo momento a prendere in considerazione la dichiarazione, non dicono nulla, non dicono né che l'accettano né che la respingono. Addirittura si arriva il 3 settembre 1943 alla possibilità di un bombardamento di Roma. Questo bombardamento, abbiamo visto, viene annullato all'ultimo momento perché nel frattempo gli alleati sono arrivati con Castellano a firmare l'armistizio, e vedremo che poi i bombardamenti riprenderanno dopo l'8 settembre durante l'occupazione tedesca di Roma.